ragazzi, sono i più forti, benvenuti finalmente nella sfida su GTA 5. Allora, questo è uno dei video che più io aspetto perché veramente ci ho messo tantissimo tempo a farlo e tantissimo tempo ci è voluto. Ma che cazzo sta succedendo qua? Regà, buoni tutti, per arrivare a 5.000 iscritti, 5.000 iscritti, fammi avvicinare il microfono, sennò poi non si sente niente. 5.000 iscritti! Siamo arrivati a 5.000 iscritti. Questo video è per ringraziarvi dei 5.000 iscritti. E appunto, è per ringraziarvi dei 5.000 iscritti. Ora vi spiego brevemente cosa consiste il video. Allora, in pratica, ogni morte che farò su GTA, qua online, dovrò subire una penalità. Sono 5 le penalità, già ve lo dico. Sono 5 pe le penalità, le ho scelte tra tutti i commenti, mi sta un po' laggando, però vabbè, dettagli. Ecco, la polizia, cominciamo bene. Allora, saluto tutti quelli che stanno nella partita, adesso non so chi ci sta, comunque andiamo là ad ammazzare quello là, perché lo scopo è ammazzare la gente. Vi avverto subito che non posso registrare troppo GTA perché la batteria della macchinetta è veramente cortissima, la memoria, no la macchinetta. Allora, chi ci sta qua? Chi ci sta qua? Allora, chi siete? Vieni! L'ho ucciso! Culamosela! Sono morto! Allora, sono morto, quindi prima penalità. Ci vediamo dopo con la penalità. Ciao! Allora ragazzi, benvenuti nella prima penalità. Ma veramente una cagata questa penalità. Allora, in pratica in cosa così. Ho scaricato, i rumori di sottofondo lo scarico perché c'è stava il piscio dentro e non tenevo, e non ci tenevo a fare questa cosa con il piscio dentro. Questa prima sfida in pratica dovrò lavarmi le mani dentro al cesso e poi voi dite che io non faccio tutto per voi. La saponetta, questa è la saponetta. Scusate se l'audio non è pulito, però. Posso farci niente più di così. Ma vabbè, dai, i cani la bevono, che ci puoi fare? Io lei. No, la saponetta! Che schifo! No, mi faccio una cosa troppo matta! Sapone? Sciacquiamoci le cosine. Lavate con Perlana. Allora, questa prima sfida è finita, però vediamo dopo che c'è tocca fa. Ok, rieccoci. Poi voi non dite. Poi voi non mi dovete dire che io non vi amo perché quello che ho fatto nella penalità. Voglio trovare qualcun altro che ve lo faccia. Cioè, io, se mi chiedesse un amico, cazzotto un faccio, io do, non ce ne manco provo a chiedermelo. Allora, io scappo perché questi mi stanno a fare chiusa. Aiuto, aiuto! Aiuto, scappa, scappa, scappa. Aiuto, ma che cazzo volete da me? Non sono Sasha, lasciatemi in pace. Sì, in piace. Lasciatemi in piace. Allora, questo mi sta venendo addosso, ma che vo... Ah, se io li sfido, questi mi hanno già rotto le balle. Via qua che t'ammazzo! Fanculo! Seconda morte! Quindi, seconda penalità. Allora, eccoci nella seconda sfida che consiste nell'urlare Monella fuori dalla finestra. Questa finestra è aperta. 3, 2, 1. Monella! Ok, dai, abbiamo urlato bene. Se becchiamo dopo. Allora, eccoci dopo la penalità. Veramente, che penalità mi sono capitate oggi, eh? Proprio le migliori in assoluto, le ho scelte da tutti i vostri commenti, sia su Facebook. Ammazziamo gli amici, almeno così. No. Ok, sì, l'ho ammazzato. Tanto per fare gli stronzi. No, io voglio il veicolo di Daniel. Beh, che è sto razzismo? Perché non posso guidare il veicolo di Daniel? Cioè, in Italia io compro un veicolo, non posso rubarlo perché è mio.
Perché è di un altro. Cioè, non c'ha senso. No, no, devo guidare. Aspettate, là c'è un nemico. Aspettate, andiamo dal nemico. Comunque, già come già vi ho detto, là. Oddio, stavo per morire. Non durerà tanto il gameplay di GTA, ma perché è incentrato sulle sfide. What the fuck is happened? Vabbè, io mi piglio l'elicottero, se permettete. Oddio, mi stanno a sparare. Scendiamo, scendiamo, che qua esplode tutto. Esplode tutto! Ok, io ammazzo un po' di gente e saliamo sull'elicottero. Vabbè, a sto punto guidiamo l'elicottero. Oddio, fai che funziona. Funziona l'elicottero! Vaffanculo! Vaffanculo! No! Mi ha cecchinato! E quindi terza sfida! Terza penalità, scusate! Ci vediamo di là! Eccoci con un'altra penalità. Questa penalità in pratica consiste nel mangiare un plum cake con del ketchup. Lo faccio tanti a voi, almeno ci credete. Dai un altro po'. Ok. Una delizia, proprio una delizia. Già sai che se te la offre qualcuno gli mollo un cazzotto in faccia per quanto sei violento. Mo devo finire per forza. Ma fa cagasto ketchup. Cazzo, sta pure per scadere. No, bene, no, non mi piace questo. Più buono quello da Carvè. Anche qua. Ok. Ho finito. Vabbè, ci vediamo dopo. Ciao. Allora, rieccoci. Ragazzi, ho fatto una cazzata enorme, l'avete visto pure voi nella terza finalità. Purtroppo la telecamera in pratica quando registravo la sfida al tavolo. Perché sto a fare così, non lo so. Siete tutti pazzi, pazzi. Quando registravo la telecamera dal tavolo mi ha tagliato qua, mi sembra, da qua in su, oppure qua, non lo so. Ma questo succede anche nelle prossime due sfide. Io vi chiedo scusa, però veramente non le posso rifare perché sennò mi viene da vomitare. Io inizio a vomitare dappertutto. Già sto plum cake col ketchup è di una delizia in assoluto. Una delizia assoluta che manco i migliori chef di MasterChef la possono fare. Ma vaffanculo, va proprio cagà. Lo dico in italiano, scusate la volgarità, ma è così che si dice. Pure, però se avesse cucinato mia nonna, forse qualcosina de buono sarebbe venuto. Andiamo a picchia quello. Ok. Andiamo. Cazzo il palo, non avevo visto il lampione. Allora, quindi ancora, vi chiedo ancora scusa per queste, diciamo, tre sfide, però non ci ho potuto fare niente. Oh, Forest! Corri, Forest! Era tipo la scena di Far Cry 3 quando cominciavi. Oh, devi morire! Senti, Oh, raga, questo è mortale. Ah, ok. Io c'ho i morti dentro le macchine. Se mi ferma la polizia non so che mi fa. Allora, andiamo là. E c'è un nemico. Mamma mia, curva la Fast and Furious. Opla. Un po' Fast and Furious schifoso però. Per essere una curva della Fast and Furious. Eccolo, eccolo. Riesce? No, ho levato l'arma. Sempre colpa d'Italia. Non c'entra niente. Quindi, quarta penalità. Vi anticipo già che mi taglierà una parte, però vi chiedo scusa, non si può rifare. E poi vedete anche perché. Ci vediamo alla quarta penalità. Rieccoci con un'altra penalità. Questa volta dovrò mangiare un peperoncino intero. Per chi non ci crede, sono questi. Se volete provarli, provateli, ma io non ve lo consiglio.
Visto che già ho avuto a che fare con i peperoncini, stavolta mi sono preparato un bicchiere di latte perché io non resisto al peperoncino, cioè non ci resisto. Comunque, chiudi gli occhi, naso, tappa il naso e se magna. L'inizio è normale, poi. Brucia tutta la lingua. Passato, anzi no. Comunque, anche questa penalità superata, ci vediamo dopo. Allora, rieccoci. Mamma mia, c'ho la lingua che sta andando a fuoco. Mi tocca fare. Tipo, sembro un rincoglionito, però. Brucia troppo. Latte, sì, può funzionare, però. Sta ancora a bruciare la lingua. Non c'è niente da fare. Allora, quindi adesso ve lo dico, manca l'ultima penalità. Manca l'ultima penalità. Che già vi anticipo, taglierà una parte di faccia come prima, quindi sarà sempre su un cibo. Su qualcosa di mangiare, ma no, non potete immaginare cos'è. Allora, non mi ammazzate, vi prego, non mi ammazzate. Vi posso ammazzare solo io. Ovvio, capitano, ovvio. Oh, io mi do. Sono morto. Vabbè, tanto poi esplodeva la macchina, quindi peggio di così non poteva andare. Allora, ci vediamo all'ultima sfida. Di là. Di là, no, di qua. Là, 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 un po' di qua, un po' di qua. E ci vediamo all'ultima sfida. Allora, rieccoci ragazzi. Benvenuti nell'ultima penalità. C'è un foglio davanti a me. Chissà perché, porca miseria, c'è ancora la lingua che mi brucia per il peperoncino, puoi capire. Non sto scherzando, ma quello là è devastante. Allora, su questo biglietto c'è scritto pane e Nutella. E allora, in cosa consiste l'ultima sfida? Nel mangiare pane e Nutella? No, col cazzo. In pratica devo mangiare questo foglio di carta. Io ci ho scritto solo pane e Nutella per renderlo più appetitoso. Cioè, dovrei fare così. Non so neanche quanto faccia bene, infatti sono un po' stupido, però voi mi avete chiesto questo di fare e per i 5.000 iscritti questo è dato. Andiamo a tutti. Allora, e un pezzo è andato. Quanto è buona, sa di albero, sa di albero. Ah, sta per arrivare la Nutella, Nutella. Mi è rimasta in bocca. Non riesco a mandarla giù. Aspettate. Che spezza almeno così. Il pezzo è più piccolo, ecco, un pezzo andavo giù. E anche l'altro. E di là in cucina c'è una pizza che mi aspetta, bella calda, bella rovente, mozzarellosa, io sto mangiando. Vabbè, almeno con un po' di immaginazione potete immaginare, questa è Nutella. Ok, ultimo pezzo. Mamma mia, che schifo. Non sa quasi di nulla, però mandarla giù è pesantissimo. Mamma mia. Mandato giù. Allora, spero che evitate insulti nei commenti, ma voi lo sapevate che per i 5.000 iscritti avrei fatto qualcosa di pazzo. E se non è pazzo questo video, ditemi voi cos'è pazzo, ma una penalità può sembrarvi difficile o poco, poco disgustosa. Fatela voi a casa, tanto che vi ci vuole, basta che comprate gli oggetti per farla e la fate. Quindi questa era l'ultima sfida, poi chiudo il video su GTA, ci vediamo dopo. Allora, rieccoci, l'ultima sfida l'avete vista. Allora, il video è finito, le sfide sono finite. Guardate quanto è bello il mio personaggio, quanto è sexy. Allora, le sfide sono finite.
Quindi, vi chiedo scusa se mi sono tagliato la faccia, ma che cazzo sta succedendo là? Sono entrato dentro. Oh mio Dio! Chi è che vedrò i peggio bug? Riproviamo. No, ero entrato dentro la macchina. Vabbè, il video è finito. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Vi chiedo scusa sempre. Lo so se sono ripetitivo, però non mi importa. Io voglio fare le cose fatte bene, almeno così poi non potete dire, non l'hai detto. Vi chiedo scusa sempre per la telecamera col problema. Se volete iscrivetevi al canale, se volete condividete il video, sempre se volete, se non, a meno che non siate prive. Vi ringrazio per i 5.000 iscritti. Dai, forte, dai. Speriamo di continuare così. Io darò sempre il 120%. E detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao.